Buongiorno a tutti, di nuovo riprendiamo le dirette in macchina. Buongiorno a tutti quanti, aspettiamo che qualcuno si colleghi, ecco, cominciate ad entrare. Stavo dicendo, riprendiamo anche le dirette in macchina, perché questa sera sapete che mi sto muovendo in quel di Ferrara per una delle conferenze sul progetto Atena. Aspettiamo un attimino, che entrate. Sentire un po' di gente. Fatto un disastro io. Comunque stavo dicendo, come sempre, traffico ad ogni modo. In macchina di nuovo per portare avanti il discorso di progetto Atena, che come vedete anche sulla live di oggi diventa sempre più fondamentale. E ricordo tra l'altro con quanto anticipo ho parlato e documentato di nuovo per l'ennesima volta della situazione appunto anche legato al cibo, legato all'agricoltura. E ricordo come nel mio libro del 2021, oltre già al nuovo ordine mondiale coronavirus del 2020, ma anche nel piano pandemico, quindi nuove reti C3, con data precisa e spiegando perfettamente come si sarebbe creata la carenza alimentare, anticipavo di nuovo per iscritto con anni di anticipo quanto sta accadendo oggi, dando delle date precise. Ok? Quindi sono qua a ribadire per l'ennesima volta l'importanza del progetto Atena anche in questa situazione, perché chiaramente il progetto Atena ha nella sua visione, nella visione di questo progetto aveva già seguito, aveva già incorporato questo percorso, questo nuovo percorso che dovremo affrontare per difenderci da quello che succederà anche a livello agricolo. Oggi, dove sto andando appunto a Ferrara, so che in questa zona, Modena, eccetera, Modena, Verona, stanno cominciando gli agricoltori a fare qualche movimento, insomma, a fare qualche sciopero, a muoversi, a fare qualche manifestazione. Come sempre noi arriviamo un po' in ritardo, queste cose devono essere fatte 3 anni fa, 2 anni fa, avremmo dovuto, ma tutte le imprese, invece che credere, che chiedere il Green Pass, i negozi, i commercianti, i piccoli imprenditori di vario tipo, gli agricoli, eccetera, avrebbero dovuto muoversi in massa. Invece, come sempre previsto dal sottoscritto, piano piano, piano piano, piano piano, hanno fatto sì che le persone stupide chiedessero il Green Pass e tutti gli altri andassero per la loro strada, fino a quando poi si smonta tutta la bolla e nel frattempo loro lavorano giuridicamente per fottersi tutti quanti. Perfettamente è andata così e sta andando così. Tanto è vero che oggi avrebbe dovuto essere, oggi in questi giorni, una di quelle giornate, per quanto riguarda appunto le manifestazioni, importantissime, proprio perché si tocca il cibo, ragazzi, non si tocca chi che roba, si tocca il cibo. E il cibo che si sta toccando non è il cibo dei supermercati, è purtroppo il cibo che arriva da dei piccoli agricoltori, piccole e medie imprese, quindi sicuramente meno inquinato, io non dico
sano al 100%, perché anche lì ci sarebbe da fare una cernita, ma sicuramente è più naturale rispetto a quello che si compra nelle varie porcherie dei supermercati, eccetera. Di qualsiasi tipo, parliamo dalla frutta alla carne, al pesce, di qualsiasi tipo. Quindi, purtroppo stiamo arrivando dunque anche qui. E volevo dirvi che chiunque adesso ascolti questo video, o comunque sia nella zona, sapete che questa sera ho appunto a Ferrara, faccio la mia conferenza, domani sono con 100 giorni da Leoni, ad Abano Terme, ma siamo 12 relatori, quindi avremo 10-15 minuti a testa, quindi non c'entrerà niente il discorso del progetto Atena. E poi lunedì sera sono a Vicenza, Valdagno. Ecco, allora lunedì sera siamo già arrivati quasi al sold out per la gente che venga a ascoltare il mio progetto. Mentre questa sera, quindi chi fosse di Vicenza, eccetera, io li inviterei, invece che venire lunedì, di muoversi questa sera, perché questa sera abbiamo anche una sala più ampia e siccome Ferrara realmente è la prima volta che vengo. Insomma, c'è un bel numerino, ma ci sono ancora tanti posti vuoti. Quindi chiunque fosse nell'arco di un'ora, un'ora e mezza da qua, o per non farsi trovare le porte chiuse lunedì, perché comunque più di tanti non possiamo farli entrare, non è inutile, io invito ad anticipare chi voleva venire magari lunedì pomeriggio, chi ha già prenotato, prenotato. Ma gli altri non aspettate lunedì, venite questa sera a Ferrara, fatevi un'ora di strada in più, ma venite a Ferrara, perché abbiamo ancora posti, mentre lunedì io penso che massimo domani sarà già finito tutto il discorso, anzi già stasera, come prenotazione. Quindi vi invito a venire a Ferrara questa sera. E allora, entrando poi nel merito del discorso di oggi, ecco che va tutto a gonfie vele, come sottoscritto aveva previsto per l'ennesima volta. Ok, ovvero io sto proprio andando in questa zona, quindi Ferrara, e notizia di qualche giorno fa, gennaio comunque, questa azienda, questo gruppo che si chiama Bonifiche Ferraresi, che chiaramente se si chiama Bonifiche Ferraresi non è che sta chissà dove, è in queste zone. Guarda caso come sono allineate le cose, e se voi andate a vedere l'altra verità, quando io spiegavo l'altra verità, l'altro mio programma su Telecolor, quando io spiegavo esattamente come sarebbe andato col discorso agricolo, multinazionali, crediti di carbonio, se andate a ristudiarvi quelle puntate, perché sta andando esattamente nei minimi dettagli che ho spiegato. Paro, paro, paro. Ok? Paro, paro. E difatti, quello di oggi è l'ennesima della straennesima conferma di quanto descritto in modo preciso nei miei libri e nelle mie conferenze e anche in quella trasmissione lì. La BF, quindi Bonifiche Ferraresi, gruppo, che cosa fa? Si unisce alla Musabaratta Ganese, che è un'altra azienda, fondando la BF Ghana Limited, guarda caso società di diritto inglese, quindi non l'hanno fatto, quindi anche lì io vorrei entrare a capire che tipo di società è, ma guarda caso comunque una società di diritto inglese, e si sono praticamente fusi dando vita a questo che poi hanno chiamato Best Food, Best, boh, non mi ricordo più qualcosa. Comunque, fondando questa BF Ghana Limited. Ora, il Ghana che cosa fa? Dà praticamente una quantità di ettari improduttivi in mano a questa nuova società di diritto inglese, ma che ha sede non fiscale, attenzione. Per ora la sede in Italia fiscale non sarà in Italia, sicuro come l'oro,
E praticamente da una 1700 ettari, comunque una marea di ettari, adesso non ricordo più a memoria, a questa nuova società formatasi per coltivare, tra l'altro vicino a un fiume importante del Ghana, per coltivare tutta una serie di prodotti. Ora, scusate che c'è il navigatore che parla. Ora, guardate come, pensandola male e come io descrissi tutto ci torno. In Italia l'Europa ci dice: per il 2024 l'Italia non può coltivare, non può, ok, coltivare grano e mais. Nel contempo, a dicembre, come abbiamo già visto in un'altra live, sulla Gazzetta Ufficiale vengono inseriti tutti quei prodotti, che sono almeno quattro, basati sulla farina di grilli, locuste, le larve della farina. E guardate come le due cose si accomunano, no? Abbiamo l'impedimento di quella coltivazione, e però abbiamo sulla Gazzetta Ufficiale il fatto che quella roba diventa commestibile. Quindi, secondo voi, che cosa significa? È chiaro che si incentiva a produrre quella cosa, anzi, le aziende che si metteranno a produrre quello schifo avranno anche cash, tanto per cambiare. Nel contempo, come sapete, come un altro live che ho fatto sull'Emilia Romagna, sempre perché da qua è partito, si incentiva a suon di soldoni l'abbandono dei campi agricoli. Guardate tutti i puntini, guardate che sono tutte cose che ho spiegato con anni di anticipo. Quindi si paga se tu abbandoni il campo e praticamente non potrai coltivarlo mai più, cioè non puoi più tornare indietro. C'è chi lo fa per un periodo di 5 anni, ma c'è anche una proposta che dice: se tu ci dai il terreno, cioè non lo coltivi più, noi ti diamo, facciamo dei bei soldini, eh? Sono veramente dei bei soldini, ma tu non potrai fare più nulla. Guardate tutto il gioco come fila, no? E quindi, scusate, Giorgio Zerbato dice: come lunedì a Vicenza, non è domenica? No, domenica. Giorgio, io sono ad Abano Terme con... Ah sì, domenica, scusami, hai ragione, domenica, sì. Confondo, oggi pensavo che era sabato, no, hai ragione. Domenica a Vicenza, domenica pomeriggio a Vicenza. Domenica pomeriggio a Vicenza, stavo dicendo, non lunedì, domenica pomeriggio. Chi ha già prenotato, ok, ma se qualcuno deve prenotare, lo invito a venire stasera a Ferrara, perché probabilmente, se deve ancora prenotare, non troverà posto. Quindi invito questa sera a Ferrara. Comunque, stavo dicendo, guardate tutto il giochino, come ci torna sempre, come, quando conosci le regole del gioco, alla fine, sempre, sempre la solita menata. Gazzetta Ufficiale, stavo dicendo, inseriscono quella roba. L'Europa ti dice: non puoi coltivare grano e mais, quindi quella roba entrerà negli scaffali, nei supermercati principalmente. Poi cosa succede? Succede che in realtà si va a bloccare la produzione delle piccole e le medie imprese. Difatti, con un procedimento come ho spiegato adesso, e quello che sto prendendo è l'esempio di questa Bonifiche Ferraresi, che fa questo accordo con questa azienda ghanese. Gli danno il terreno per, attenzione, inizialmente la produzione di vari tipi di prodotti agricoli, quindi anche le banane per intenderci, ma guarda caso c'è dentro l'orzo, guarda caso c'è dentro anche il mais e guarda caso c'è dentro anche il grano. Innanzitutto per la produzione interna, quindi interna del grano. Ma qual è il discorso totale di tutto questo ragionamento? Penso che ci arriviate da soli. Il fatto che, se uniamo i puntini, quindi ripetiamo il percorso,
arriva la Gazzetta Ufficiale che ti dice che quelle schife di cose, di farine di grilli, eccetera, possono essere mangiate, diventano commestibili. Per cui si comincia a produrre quella roba lì, o a produrre o importarla. Ok? Poi la Comunità Europea ti dice: non puoi in Italia grano e mais. Perfetto. Ti si chiede alcune regioni, ma qua sono sempre cose, diciamo, autonome fino a un certo punto. Se tu abbandoni i tuoi terreni, non li produci più, ti paghiamo. Se tu ammazzi le vacche, ti paghiamo. Cioè, qualsiasi cosa che tu non voglia fare più di naturale, noi ti paghiamo, ma non puoi più ritoccarlo. E poi che cosa succede? Quello che abbiamo appena detto, cioè il fatto che poi ci siano le grandi multinazionali o comunque aziende che hanno la possibilità di andare all'estero che fanno esattamente questo processo. Vanno all'estero in barba ai piccoli agricoltori che non possono chiaramente andare all'estero e che pagano le tasse in Italia. Vanno all'estero e quello che qua che è proibito fare lo fanno là. Ok? E dapprima si parte come sempre con la produzione per il loro mercato, quindi per il mercato ghanese, mercato interno. Ma quanto ci scommettete? Scusate che prendo il biglietto. Voilà. Ma quanto ci scommettete che da lì il percorso a dire adesso quella roba la importiamo in Italia. Il passo è breve perché nessuno ti può impedire di importare il grano se mantieni le dinamiche volute dalla Comunità Europea. Quindi, questi vari modi, come ribadisco, avevo già spiegato anni fa e bene anche nei dettagli, dando anche la data sui miei libri, eccetera, guarda caso è uno dei modi migliori per colpire e distruggere o con le buone, quindi sovvenzionando questi discorsi, o con le cattive, perché comunque arriveremo anche lì, cioè il discorso che si sta facendo adesso, quindi che tu non possa più produrre determinate cose, in realtà ti sta dicendo che o tu accetterai, tu che sei piccolo medio, accetterai di essere pagato per non fare più nulla, per non produrre più nulla, ok? Oppure comunque cominceranno, come stanno facendo col grano, col mais, a dirti che non lo puoi più coltivare. Non puoi più. Quindi le multinazionali vanno all'estero, lo producono all'estero, danno quel mercato interno loro, quindi loro lo fanno soprattutto in questi paesi africani, perché l'Africa diventerà sempre più importante come paese da sfruttare, sempre di più rispetto a quello di oggi, ok? E quindi importeranno qui quello che vogliono, ma nel frattempo avranno distrutto le piccole e medie imprese agricole. Perché per creare, come ho spiegato miliardi di volte, la carenza di cibo, bisogna fare questi passaggi. Perché noi dobbiamo diventare dipendenti dai supermercati che poi ti chiederanno l'identità biometrica digitale per poter entrare. E sti cazzi che avete voglia, come fa qualcuno, di dirmi: eh no, ma non possono. No, ma basterebbe fare che la gente si rivolta. Non si è rivoltata 3 anni fa, quantomeno la maggior parte. In questi 3 anni in realtà è andato tutto a cadere. Hanno saputo perfettamente, come sempre, gestire le varie masse. Quando è servito hanno dato qualche manganellata o con l'acqua come a Trieste, hanno fatto infiltrare tutti i movimenti di personaggi loro. E via che la cosa si è sgonfiata e adesso che stanno facendo tutte le modifiche ci sono i singoli settori, come oggi quello dell'agricoltura, che stanno cominciando a muoversi. Ma nel frattempo, signori, le regole le hanno cambiate.
Quindi, mentre tanti di voi che non seguivate me, ma seguivate altre, continuavate ad abbracciare gli alberi, continuavate a seguire percorsi vibrazionali bellissimi, questi signori, a suon di legnate, hanno cambiato tutti i regolamenti, codice civile, stanno cambiando il regolamento sanitario dell'OMS, hanno cambiato la Costituzione, ci hanno chiuso in casa, le solite cose che mai avete passato, ma che sembra che tanti di voi abbiano dimenticato. Nel frattempo hanno completamente cambiato il discorso della privacy, l'informazione, hanno messo Digital Service Act, possono bloccarvi dovunque siete, possono. Ma sembra che tutta questa roba stia in un altro mondo. Ma questo è potuto succedere perché tanti di voi, invece che dare retta agli stronzi come me o altri che facevano cose concrete, cercavano di fare cose concrete, avete dato retta a tanti signori che vi parlavano della legge di Sta Cippa. Dico come era bello l'amore e stare tranquilli a tenere alte le vibrazioni. Ok? Nel frattempo, lor signori hanno modificato tutto quanto. Quindi ci troviamo oggi a dire: oibò, sta succedendo qualcosa nell'agricoltura. Aspetta che oggi facciamo una manifestazione. Per come la vedo io, è già finita da questo punto di vista. Perché nel frattempo quello che vi ho detto fino adesso è stato reso legale. Quindi fate tutte le manifestazioni che volete. Io sono d'accordo a fare le manifestazioni, sicuramente da questo punto di vista. Mi piacerebbe che ci fossero milioni di persone, ma vedremo come sempre, se mi sbaglio, che in realtà questo problema sarà, cioè, con questo problema si muoveranno solo qualche piccolo sparuto gruppo di agricoltori e finisce lì. E tutto andrà come deve andare per l'elite. Ok, quindi purtroppo siamo in questa situazione. Ora ribadisco l'importanza del progetto Atena perché tutte queste cose le aveva previste nei minimi particolari. Minimi particolari. Quindi purtroppo non sono riuscito a partire prima con questo progetto. Qualcuno mi ha anticipato facendo cose simili. Quindi sicuramente entriamo in un contesto che hanno già aperto altri. E quindi ci sarà un po' di divisione tanto per cambiare. Ma questo tipo di conoscenze, questo tipo di reazioni io non l'ho mai sentita da nessuno. Quindi, siccome era stato tutto calcolato e purtroppo il sottoscritto è 20 anni che indovina tutto quanto, ed è uno dei motivi per cui sapete, comunque anche Bioblu mi ha censurato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche i complottari. Tra virgolette, hanno censurato il sottoscritto proprio perché forse seguire questa linea avrebbe fatto la differenza. Ma in qualche modo dovevo essere nascosto, fermato e quant'altro. Bene, ora siamo in questa situazione per cui l'importanza del progetto Atena diventa ancora più forte, ma non sarà ancora per tutti. Perché chi ancora non ha capito, capirà probabilmente tra qualche periodo. Okay? E chi sta mettendo in piedi progetti che hanno la stessa base, ma giuridicamente non seguono lo stesso percorso, verranno spaltati perché strategicamente sono deboli. Okay? Oppure inventati, tra virgolette, dal sistema stesso. Per cui ecco perché invito a venire a capire che cos'è il progetto Atena, perché ormai vi posso dire in anticipo che finalmente mercoledì prossimo, se Dio vuole, perché è stato un anno, inizio anno, tra me e chi sta intorno a me col botto. Nel senso tra persone morte, che sta male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ne abbiamo viste purtroppo di ogni. Speriamo che sia finita qua. Abbiamo perso più tempo di quello che dovevamo, ma posso dirvi in anticipo che mercoledì prossimo finalmente vedrò la prima bozza di progetto Atena. Okay, la prima bozza dello statuto. Quindi,
in base a quello che ci sarà da modificare. Mercoledì ci troviamo, vediamo, studio bene la bozza, quindi vedremo se ci siamo capiti bene con colui che che mi sta facendo tutta questa parte. Faremo sicuramente delle modifiche a queste cose, ma ormai, signori, come dicevo, dicembre, gennaio, siamo lì, perché ormai se vedo la bozza mercoledì, il tempo di fare delle modifiche, tempo qualche settimana e voilà, ok, il progetto c'è. Dopodiché sto facendo fare anche delle varianti al sito che per adesso è stato buttato lì e mi auguro che il signore me ne faccia di anche una bozza. E poi basta, e poi si parte. E poi si parte, ma si segue una linea con una strategia ben diversa da tanti altri progetti che sono simili, ma che purtroppo non hanno compreso veramente che cosa sta accadendo. La semplice reazione dovuta a quello che sta accadendo è calcolata dal sistema, sempre, sempre, sempre. Quindi la maggior parte dei complottisti, uno, che ha solo pensato a fare la cigara, a tenere le vibrazioni alte, due, coloro che hanno avuto una reazione diretta alle cose che stanno succedendo, tre, ai gruppi che si sono formati sempre per cercare di difendersi, ma facendo le solite cose trite e ritrite, partendo sempre, rispondendo a, diciamo, ai colpi del sistema, ma reagendo esattamente come vuole il sistema, senza che se ne rendano conto, perché io continuo a dire, signori, noi stiamo parlando di strategie. Le strategie, voi dovete pensare a dei generali che si mettono lì a studiare come fare la guerra. Tutti sanno, tutti possono avere delle strategie, ma quello che ha più esperienza sicuramente ne sa qualcosa in più, ha delle idee diverse, gioca delle carte diverse. Quindi ci sono vari strati di strategie, ok? Chi si ferma al primo strato è finito, ma chi anche si ferma al secondo strato? Chi non ha una certa visuale, non sa che cosa fare, mette assieme un accrocchio di persone che prima o poi imploderà. Quindi anche questi purtroppo progetti, fatti anche, ribadisco, con buona fede, perché ricordatevi che la maggior parte delle situazioni che abbiamo visto oggi, così come tanti personaggi che sono stati utilizzati dal sistema, i personaggi stessi o i gruppi erano in buona fede, non si rendono conto di essere usati e di essere comunque manipolati dal sistema stesso affinché loro creano quella struttura che poi il sistema distruggerà, perché in questo modo in realtà permettono alle persone di sentirsi al sicuro. Quarto punto, qualcuno che fino ad oggi, anche questo in buona fede, sicuramente si è mosso, e sono tanti, tantissimi, nella direzione di dire: ma io ho il military order, ma io questo do universal pass, ma, e sapete di chi parlo perché sono di questi argomenti. Quando dovranno mettere il proprio faccino davanti all'identità biometrica digitale per entrare nella farmacia, se hanno bisogno dei farmaci, al supermercato o in posta, dove volete, questi signori possono tirare fuori tutti i documenti che vogliono, anche se possono avere ragione da un punto di vista giuridico, e resteranno fuori. Non c'è un cazzo da fare, resteranno fuori. Ok? E qui parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di persone che sono entrate in questo contesto. A meno che, oltre ad avere questa loro, diciamo, onda, questo loro seguito, non entreranno a far parte comunque. Perché ricordo che il progetto Atena può entrare chiunque che abbia capito la visione finale. Ma chi ha fatto le cose che ho citato fino adesso si ferma lì, fidatevi che purtroppo sono tutte cose stracalcolate, stravolute e saranno tutte sfattate. E guarda caso, quando io leggo l'articolo come quello di oggi, dove si parla che l'hanno costituito una società di diritto inglese, io arrivo già a comprendere il giochino.
Perché è molto simile a uno dei giochini che ci sarà all'interno di Progetto Atena. Capite quello che vi sto dicendo? Cercate di capire. Perché noi non possiamo fermarci, diciamo, a sottostare alle regole del paese dove siamo. Noi dobbiamo essere, come vogliono loro, fluidi a poterci gestire quello che ci conviene, dove ci conviene, e sempre in modo stralegale. Ok? Quindi io gli ho dato delle motivazioni e l'articolo di oggi, ribadisco per l'ennesima volta, è l'esempio di nuovo come le mie previsioni si sono avverate, ma non perché sono previsioni, perché c'è una strategia dietro ben precisa che dovrà attuare una serie di cose. E siccome le ho previste, volete darmi credito del fatto che magari quello che propongo è un po' diverso dagli altri, visto che sono anni e anni che anticipo nei minimi, in particolare le mosse che si stimano? E non vi ho mai dato, per chi mi ha già scritto anche nelle conferenze, loro fanno così, noi faremo cos'ha, no? Solo come forma di risposta immediata. No, perché chi è venuto alle mie conferenze sa perfettamente che c'è una strategia che non dirò mai al 100% di qua, solo al 90%, il 10% non lo saprà mai nessuno, perché è giusto che sia così, perché altrimenti ci sono troppi bla bla bla. E le trasformazioni che noi faremo nell'arco degli anni ci faranno stare tranquilli, nonostante tutto quello che cade e che accadrà. Ok? Tranquilli, nel senso, nella nostra lotta, non tranquilli che siamo lì beati, no? Ok? Tranquilli nella nostra lotta, quindi che cosa significa? Che se uno vuole venire in Atena Pro, stare con i dittoni in mano, oppure pensare che sia tutto gratuito, oppure pensare che non basterà non fare nulla, ha sbagliato tutto. Ok? Perché in futuro per quelle persone lì c'è solo l'asfalto. L'asfalto. Ma non perché il sottoscritto è cattivo, perché sarà così, che vi piaccia o no. E quindi anche le persone che sono in difficoltà, quello che criticano anche in questo percorso che sto facendo, è il fatto che si sistema, se le persone hanno perso il posto di lavoro, come fanno a poter accedere a un discorso, no? A questo percorso, se ci sono cose gratuite? Signori, la mia risposta è sempre la stessa. Io gratuito non posso fare nulla, non perché non voglio, no, non è perché non voglio. Perché gratis non vale mai niente. Okay? Due, il gratis non c'è. Io sto andando a Ferrara, vedo la mia macchina, metto la mia benzina, devo dormire fuori, devo mangiare, come mi sposto. Vado a spendere migliaia di euro, chissà, vado a mettere in piedi una piattaforma, sono altri 100 euro, chissà, vado a mettere in piedi uno scambio di beni, eccetera, sono altri. Signor, questo è. Quindi, per chi è in difficoltà e senza lavoro, deve tirarsi sulle maniche. Deve tirarsi sulle mani. Sottoscritto ne ha cambiati di lavori, sono stato licenziato, perseguitato come sindacalista, ho avuto addosso l'agenzia di entrare, processi e condanne, eppure sono ancora in piedi. Quello che non ho mai fatto è dire aspetto e non faccio niente, mi sono sempre trasformato. Okay? Quindi chi è in difficoltà non è che non sarà aiutato da Atena Project. Dal progetto Atena sicuramente sarà aiutato da progetto Atena, ma ci vuole un minimo di mentalità per entrare. Significa questo: io non ho lavoro, non posso entrare, non posso avere una cosa o l'altra o l'altra. Ok? Formate un gruppo di persone che
che si aiutano da soli e in questo modo qualcuno di questi signori entra nel progetto. Allora state già entrando nella mentalità di collaborazione necessaria per far parte di un progetto del genere. Necessaria. Perché pensare di entrare e stare lì a prendere solo servizi gratuiti, affondiamo in 2 minuti. E tutti i gruppi che faranno così affonderanno in 2 minuti. A meno che non vi prendono per il culo, come ho già visto, vi dicono è tutto gratuito, però devi abbonarti a. Allora non è gratuito. Anche perché gratis non si può fare niente. Se non ce li mettete voi, ce li metto io. Come si fa a fare le cose gratuitamente? Quindi non può funzionare quel sistema lì. Noi dobbiamo invece generare una forza, un patrimonio economico, non solo economico, anche intellettuale e tutta una serie di cose che è prevista all'interno di Catena Project per generare ricchezza e benessere per chi è all'interno e soprattutto per difendersi inizialmente dai colpi che arriveranno. Altrimenti, tornando al discorso agricolo, i vostri terreni, tutti gli agricoltori dovrebbero entrare in progetto Atena, tutti quanti, perché se continuate semplicemente, ma come tutte le altre piccole imprese, e ve lo dice uno che ha un'attività. Quindi, purtroppo io sono stato 20 anni delegato sindacale, ho lavorato in fabbrica, dipendente. Ho fatto contratti con le multinazionali, ho visto le porcherie, ho avuto, diciamo, conosciuto gli antri di IMSS, Agenzia delle Entrate, li ho avuto addosso. Quindi sono tutte cose che ho dato lavoro, sono un commerciante, cioè il mondo del lavoro lo conosco a 360 gradi. Questo sistema come fa, che fa schifo, lo conosco a 360 gradi. Ho visto anche stanze di tribunali, quindi direi che di esperienza ne ho abbastanza. Ok? Per cui tutto questo mi porta sì di cercare di farvi capire come non è che il sottoscritto è l'ultimo degli arrivati. Soprattutto le previsioni sono in funzione anche di un'esperienza che attraverso la propria pellaccia ha pagato. Quindi per costruire le cose ci vuole impegno, dedizione, mai mollare, forza e sapere come gestire le proprie finanze, come gestire le proprie capacità. Il dipendente di una volta non ci sarà più in futuro, o quantomeno, certo che ci sarà, sarà 20 volte dosato, sarà meccanicizzato, avrà il DNA cambiato. Andrà in giro tutto storto per tutti i veleni che ha in corpo, questo è il dipendente che avete conosciuto fino a questi anni. Ok? Quello che voleva andare a casa, stare tranquillo, perché avere un'impresa, avere un'attività, erano problemi. Perfetto, quello è. Se voi volete restare dipendenti, quello è quello che sarete. Quante persone mi dicono, io sono, purtroppo, sai, io per non perdere il posto di lavoro mi sono inoculato. E io ti posso dire, mi spiace, per te non c'è futuro in un concetto come progetto Atena. Perché la scusante sopra la tua salute non può essere purtroppo un motivo stimolante per essere in un progetto del genere. Poi che cosa significa? Che quelle persone saranno escluse? No, dal mio punto di vista no, non sarà escluso nessuno. Ma sicuramente, difficilmente avremo all'interno di un progetto simile persone di quel tipo lì. Perché sono persone che hanno già perso prima di partire, persone che hanno messo la propria salute al di sotto di un guadagno, ok? Al di sotto. Poi, quando uno mi dice sì, però sai, il figlio è muto di qua e di là, te la sei creata tu quella vita lì. Attenzione, non è che dopo si può piangere e non hai studiato un modo diverso. Non è che ti sei impegnato a studiare in modo diverso, collaborare con qualcun altro, perché io le ho conosciute persone che hanno perso il posto di lavoro nella cacca fino qui, indebitati fino qui, ma sono riusciti ad andare avanti uguali, inventandosi, mettendosi insieme ad altri amici, facendo altre cose, oppure anche qualcuno che è stato, tra virgolette, aiutato, e non voglio fare nomi perché comunque è una persona di tutto rispetto, che ha fatto le sue battaglie, licenziate quelle battaglie che ha fatto, poi tra virgolette, le persone che ha aiutato in qualche modo l'hanno aiutata a sopravvivere e ad andare avanti. Ok?
Quindi ci sono vari modi per collaborare, non c'è bisogno di un progetto Atena che obblighi la collaborazione, ma sicuramente diventa difficile per coloro che non hanno mai pensato di avere questo come idea principale. Okay? Quindi questo è quello che volevo dirvi. Ma stavo dicendo, per concludere il discorso degli agricoltori, che o voi entrerete in progetto Atena, agricoltori, ma anche poi tutte le altre piccole imprese, ma soprattutto adesso riguarderà le piccole imprese e soprattutto l'agricoltura, perché la prima cosa che deve essere colpita è il cibo e l'acqua sono le prime cose che devono essere colpite. Ok? Quindi o questi piccoli agricoltori, i piccoli artigiani capiscono che hanno bisogno di progetto Atena o moriranno tutti e di conseguenza noi mangeremo lo schifo che ci stanno già propinando, che sarà ancora peggiore e che ci metteranno lì sugli scaffali, sempre che noi abbiamo 10 dosi. Scordatevi che voi vi potete fare qualcosa a casa, ah, ma io mi farò l'orto, non farete un cazzo perché non ve lo permetteranno. E dovreste cominciare a capirlo, visto che ormai sono anni, anni, anni che lo dico, e guardate che cosa sta succedendo. Se leggete i miei libri con precisione, tutto questo è stato previsto. Quindi non vi permetteranno di coltivare casa vostra, quello che volete, non ve lo permetteranno di mantenere animali domestici di poche anatre così, è solo una questione ancora di un anno o due, di pochi anni comunque. Vi diranno che il cibo è insano, vi diranno che voi non potete farlo perché inquinate troppo, vi diranno tutta una serie di stronzate per le quali stanno già facendo leggi. Vedesi da dove siamo partiti, no grano, no mais in Italia. Poi ti diranno: non puoi più avere polli, quindi tu non puoi più mangiarti le tue uova, non puoi più coltivare il tuo orto perché è tutto inquinato. È insano prodotto da te, devi prenderlo dalle multinazionali per legge e tu sei finito. Quindi tutti quelli che vedono questa roba come scappatoia non hanno capito nulla. Nulla, ok? Quindi io credo che Atena Project sia veramente, io non penso di essere l'unico, per l'amor di Dio, ma credo che studiato così nella sua completezza, per adesso è l'unico progetto che conosco nella sua completezza, non su alcuni aspetti, l'economia circolare, lo scambio delle merci, eccetera, è un aspetto che hanno in comune anche solo i gruppi d'acquisto. Ma i gruppi d'acquisto che rimarranno tali e continueranno a essere solo gruppi d'acquisto, verranno asfaltati. È questo quello che non comprendono la maggior parte delle persone. Quindi devono per forza entrare in un percorso più ampio, in un progetto come questo, che gli può dare la protezione necessaria per poter continuare a restare gruppi d'acquisto. È questo quello che non si è capito. C'è la possibilità, certo che c'è la possibilità. C'è la possibilità, sì, ma fino a quando si continua a pensare in modo esattamente uguale a come il sistema vuole, dando quella reazione che il sistema vuole, piuttosto che pensando al proprio piccolo, senza pensare che bisogna creare una forza, e per creare una forza non lo puoi fare da singolo individuo. Ogni singolo individuo insieme in un gruppo crea una forza, ma questa forza deve essere protetta. E questa è la parola che deve essere nella testa di tutti. Prima la protezione, prima la difesa, poi l'attacco. Perché quando ti sfondano la difesa, se parliamo in termini calcistici, puoi avere tutti gli attaccanti che vuoi, ma perderai tutte le partite. Non ce n'è. Se invece hai una buona difesa, male che vada, pareggi. Prima la difesa. Crei la forza, poi attacchi. Funziona così. Ok? Però noi la forza la creeremo in progetto Atena perché? Perché per forza di cose, per tutti i motivi che ho detto prima, si creerà una fetta di persone, imprese, eccetera, che vorranno aderire a questo progetto. Chi starà da altre parti crollerà miserabilmente.
Mi spiace dirlo, però io non vedo molto altro futuro. Poi, in realtà, se altri resteranno in piedi, ben venga, meglio per tutti. Ma ci credo poco. Ma ci credo poco, perché nel momento in cui, come sta succedendo adesso, cominciano a dirti questo non lo puoi coltivare più, quello non lo puoi coltivare più, vi dirò un'altra cosa. Stanno cambiando anche le tassazioni per chi lavora nell'ambito agricolo. Quindi, se fino ad oggi hanno avuto determinate esenzioni, le stanno eliminando. Parlo di IRPEF, parlo di altre tassazioni che hanno, che qualcuno era esente, anche contributi INPS, eccetera. Okay? Guardate che stanno cambiando anche quelle cose lì, in modo tale che anche lì elevano i costi. Non stanno più mantenendo le esenzioni di cui gli agricoltori usufruivano, una parte di agricoltori, non tutti. Okay? E guarda caso, queste esenzioni erano quelle che riguardavano i piccoli agricoltori. Quindi, signori, o si capisce o non c'è più spazio. Non c'è più spazio. Questo è. Quindi, per concludere, io vi rinvito questa sera a Ferrara. Spargete la voce, venite a Ferrara, perché Vicenza, ripeto, ci sono 4-5 posti liberi, credo non potremo metterne di più. E mentre a Ferrara la sala è un po' più grossa e ci sono ancora, insomma, parecchi posti disponibili. Per cui cercate di venire a Ferrara questa sera, per chi fosse un'ora, un'ora e mezza da Ferrara, perché io non so quando tornerò e perché il mese prossimo noi siamo pronti. Atena Project è pronto, signori. C'è. Quindi qui il 2024, come ho già spiegato, sarà un anno importantissimo per le varie trasformazioni. Perché dal 2025 con l'identità biometrica digitale sarà durissima. Sarà durissima. Ok? Quindi, questa sera a Ferrara, lunedì a Vicenza. Però a Vicenza o chiamate oggi, e si chiuderà probabilmente oggi, ma io credo che finirà così, o se no, se potete, venite a Ferrara perché è un posto più ampio e abbiamo ancora parecchi posti disponibili. Questa sera a Ferrara. Domani io sono ad Abano Terme con 100 giorni da Leone, ma lì non si parla del progetto. Okay? Quindi, signori, io vi saluto, vi ringrazio, continuo a guidare per quelli di Ferrara e invitate più possibile a venire questa sera, perché ormai siamo agli sgoccioli da tutti i punti di vista e per il progetto. E per le cose che succederanno quest'anno, che vi ho già anticipato, vi ho già anticipato. Io vi ringrazio e vi saluto al prossimo video.